Ciao, oggi voglio parlare con voi di quanto costa un panettone artigianale fatto in casa. Quando andate a vedere gli articoli sui vari blog oppure nei video, vi viene sempre detto che è molto importante la qualità degli ingredienti che vengono usati per fare il panettone, o comunque un pandoro, una colomba, un grande lievitato. Ma in ogni caso, per ogni ricetta è sempre consigliabile usare prodotti di qualità. Ma questa qualità quanto costa? Andiamo a vedere. Allora, io ho preparato questo panettone che potete vedere nei video precedenti, fatto in casa, e ovviamente come sempre uso ingredienti di qualità, a partire dalla farina, perché per fare un lievitato del genere ci vuole una lunga lievitazione, sono 2 giorni di lavorazione, e quindi ci vuole una farina adatta che deve avere un minimo di proteine dai 13 ai 15 grammi, che quindi regge un 48 ore di lievitazione. La più indicata è la Manitoba. Ora, per chi è allergico al nickel, usa Manitoba 00. Ora, questa versione ha uvetta e gocce di cioccolato, però si può fare una versione senza nickel, senza uvetta e gocce di cioccolato, e comunque sarà buonissimo lo stesso. Allora, andiamo a vedere. La Manitoba, la farina, che trovare la farina 00 Manitoba è abbastanza difficile, è venuta a 5 euro un chilo di farina. Poi ovviamente ci vogliono le uova. Le uova prendete sempre quelle allevate a terra, e quindi quelle allevate a terra costano di più, 2 euro le uova. Poi lo zucchero, con lo zucchero ce la caviamo. Siamo tra i 70 centesimi e 1 euro in base a dove lo comprate. Fondamentale è il lievito madre per fare questi preparati, questi lievitati. Di solito va rinfrescato un paio di volte, se è pigro anche 3 volte, e quindi considerate il rinfresco del licoli e del lievito madre un altro paio di euro, perché comunque sia tutto quello che andate a utilizzare. Io pago 1,50 euro minimo la farina per rinfrescare il lievito più l'acqua, e quindi diciamo rinfresco dei licoli per 3 volte 2 euro. Poi se vogliamo usare l'uva sultanina, prendiamo questa più economica, 2 euro. Inoltre di solito ci vanno i canditi, l'arancia candita, ma se non vi piace potete non utilizzarla. Io per esempio ho essiccato le bucce di mandarino, quindi comunque ho dovuto prima prendere tutti i mandarini. Metti un chilo di mandarini, 1 euro, però erano non trattati, quindi facciamo 2 euro. Poi vai a essiccarlo, quindi deve stare 6 ore l'elettricità a camminare nell'essiccatore, quindi aggiungi un altro euro. Poi ci sono tutti gli altri ingredienti correlati, se per esempio avete utilizzato le gocce di cioccolata, 1,50 euro se metti 60 grammi, dipende dove lo prendete, ve la potete cavare con un paio d'euro. Poi che altro? Ah, non ci dimentichiamo la parte più importante, lo stampo. Lo stampo normalmente dovrebbe costare 1 euro, massimo 2 euro, ma siamo sotto Natale e attualmente anche sotto pandemia, quindi il prezzo di questi stampi è lievitato tantissimo. Infatti lo trovate anche a 5 euro l'uno, quello alto, oppure questi bassi li trovate a 3-4 euro l'uno. Ho visto anche in rete un singolo stampo a 10 euro. Per raffreddare il nostro panettone abbiamo bisogno di una pinza per infilzarlo e farlo stare a testa in giù. Anche la pinza, che normalmente potete trovare a un paio di euro in un negozio che vende prodotti e accessori per la cucina, adesso in rete lo trovate anche a 10 euro. 8 euro, certi prezzi assurdi in questo periodo. Quindi se andiamo a tirare le somme, abbiamo detto 5 euro lo stampo, 5 euro la farina, più 2 euro le uova, e siamo a 12, 13 con lo zucchero,
15 con l'uvetta, 17-18 con i mandarini essiccati, lo stampinè. Allora, i licoli 20 euro, ok, siamo a 20 euro per gli ingredienti base, principali, senza fare ulteriori aggiunte. Poi dovete aggiungere un 3 euro di elettricità, perché comunque tutte le lievitazioni devono stare nel forno spento con la luce accesa per avere una temperatura costante, e ci sono le lievitazioni molto lunghe. Poi c'è un'ora di cottura, o comunque 40 minuti di cottura, e dobbiamo considerare il costo dell'elettricità. Inoltre dobbiamo considerare la manodopera. Ora, me lo sono fatto io a casa, però comunque ho lavorato 2 giorni con tanta pazienza a fare questo panettone. Quindi diciamo che questo panettone mi è costato circa 30 euro farlo in casa. Quindi è normale che quando poi andate a comprarlo artigianale in una pasticceria, ci sta che ve lo mette a 35-40 euro, visto che loro devono anche pagare lo stipendio, l'affitto e le tasse. Questi sono i prezzi di un panettone artigianale fatto in casa con delle materie prime buone. Dopo queste cifre ovviamente vi verrà voglia di andarlo a prendere al discount a 3 euro e ci sta, vi posso capire, ma questo è tutto un altro passo. Non ha conservanti, non ha esaltatori di sapidità, di sapore, non ha sapori finti, è tutto naturale, è tutto fatto in casa e potete gestirlo in base alle vostre esigenze. Quindi usare pochi grassi, usare pochi zuccheri. Io non l'ho fatto esageratamente zuccherato, ho usato del burro chiarificato, in modo che va bene per chi è intollerante al lattosio e allergico alle proteine del latte. Non lo trovate in circolazione spesso dei prodotti adatti che però non contengano tanti additivi, tanti conservanti, tanti esaltatori di sapidità, perché comunque i prodotti industriali hanno sempre queste aggiunte per riuscire a mantenerlo con un gusto decente. Invece il mio è ottimo e non ha niente che possa nuocere. Poi se non mettete l'uvetta e le gocce di cioccolato, va bene anche per chi è allergico al nichel. Allora, questo è il costo di un panettone medio. Voi quanto l'avete pagato il vostro panettone fatto in casa? Fatevi 2 conti, fatemi sapere anche voi quanto vi è costato farlo. Questo è tutto, spero vi sia stato utile, spero vi sia venuta voglia di farlo anche a voi a casa, anche se i costi sono quello che sono, e ci vediamo alla prossima. Ciao!